Buongiorno, buongiorno, eccomi pronto per iniziare una nuova ricetta. Mi trovo solo in cucina, ma certamente arriveranno subito. Io pensavo, chissà, Virginia avrà incontrato qualche altra donna. Noi uomini, specialmente noi monaci, è più facile isolarci, ma una donna forse non resiste, ecco, senza parlare, per cui ecco. Si perde il tempo senza nemmeno accorgerci. Io ho portato delle patate. Cosa faremo delle patate? Virginia mi diceva: sai, porta le patate perché non si sbaglia mai. Difatti, quando in cucina non si ha niente, ecco, la patata risolve sempre tutto. Si possono fare, ecco, in tanti modi, si possono fare in umido, si possono fare lesse, si possono fare fritte, si possono fare col sugo. Ecco, addirittura si può fare un primo e un secondo, quindi ecco, non abbiate paura che magari faremo una ricetta soltanto, ecco, di patate, ma certamente presto arriverà, almeno così, ecco, mi auguro. Però per sapere qualche cosa di più, lanciamo la clip. Con Sabrina abbiamo organizzato eventi e corsi di cucina nella mia struttura. Sabrina è speciale. Il suo gusto e la sua bravura, uniti ad un carattere solare generoso, sono un mix di ingredienti per una ricetta perfetta. Da quello che abbiamo visto e ascoltato, certamente l'ospite è perfetta, ma chissà quale ricetta ancora più perfetta ci proporrà. Anzi, non ricetta, ricette. Allora, sperando che arrivano subito, altrimenti io mi metto subito a cucinare. Allora, Virginia, ci sei? Ci sono, Don Domenico, ho portato anche l'ospite Oh, perché grazie. avete ragione, mi sono fermata a chiacchierare con lei. E abbiamo tante cose da dirci, lo sapete, insomma, quando ci si incontra tra ragazze, perché noi siamo sempre ragazze, Don Domenico, Sempre, sempre certo, sì. ragazze, e allora ci si perde tempo a Sì, io quando vado chiacchierare. nell'orto inizio subito, no? Cioè guardo, mi rendo conto di quello che bisogna fare e poi cerco di iniziare. Quindi anche in cucina è lo stesso, altrimenti Bravo, bravo Don arriva Domenico. mezzogiorno e ci troviamo ancora all'inizio. Don Domenico, in realtà le patate per oggi vanno benissimo perché noi abbiamo portato anche tutto il resto degli altri ingredienti che serviranno per fare la ricetta di oggi. Ma vogliamo presentarvi subito l'ospite che è venuta qui con noi e che è già di per sé, come dice l'amica Piera, vero Don Domenico, la clip che avete lanciato, come dice la sua amica Piera, è già da sola una ricetta perfetta perché è un misto di solarità, di bravura, di calma, ma contemporaneamente anche di dinamicità. Quindi, insomma, è sicuramente una persona speciale e si chiama Sabrina Tocchio e viene da Roma. Ciao Allora, Virginia. Sabrina, senza svelare ai nostri amici a casa che cosa prepareremo con questi tre ingredienti, quindi guardate, in più ci vorrà sicuramente l'olio, sale, insomma, queste poche cose. E perché hai portato questo strumento? Allora, questa è una mandolina, apparentemente comune, insomma ce ne sono diverse. Questa in particolare ha una particolarità, me la sono portata da casa proprio perché ha la lama regolabile. Per questa ricetta è fondamentale, in quanto le patate, che devono essere di grandi dimensioni, devono essere tagliate almeno un paio di millimetri come grandezza. Poi vi farò capire il perché. E chi non ha la mandolina regolabile? Se non si ha la mandolina regolabile, con un po' di pazienza ed un coltello ben affilato si possono tagliare le fette direttamente col coltello, sempre rimanendo nei 2 mm di Ecco, quindi spessore, 2 mm sono più o meno, sì. fondamentali per fare questa ricetta. Vogliamo già iniziare a tagliarle, Sabrina, che Sì, dici? dobbiamo pelare. Ecco, allora le peliamo, Don Domenico, diamo una mano a Sabrina nel pelare Dammi le un coltello. patate. Ecco, vi passo anche una patata, le peliamo e poi le affettiamo sottilmente. Mi dai anche un coltello? Ah, non ve l'ho dato.
Scusate, Don Domenico, ma il fatto del ritardo, cioè, siamo messi a chiacchierare, sapete insomma come sono le donne quando si incontrano, no? E allora a questo punto, Don Domenico, mentre noi peliamo e cominciamo a tagliare le patate a fettine, aspettiamo solo qualche minuto, così la nostra Sabrina ci dirà che ricetta dobbiamo preparare. A tra poco! Bentornati, ben arrivati a quel che passa il convento, perché dobbiamo iniziare adesso le nostre ricette. Don Domenico, abbiamo già con noi la nostra ospite, che è Sabrina Tocchio e viene da Roma, e che sta già, la sto aiutando a tagliare le fette di patate, che devono essere spesse, ci dice, circa 2 mm. Sì. Ecco qui, quindi diciamo che lo spessore deve essere così, lo potete fare anche con un coltello affilato, insomma, sì, assolutamente. Però che ci facciamo noi con queste patate? Con queste patate le facciamo in una maniera creativa dei rotolini. Adesso vi farò vedere come disporle sulla teglia. Allora, io vi do subito gli ingredienti per preparare i rotolini di patate e patè di olive insieme a noi. 3 patate grandi, 50 g di burro, crema di olive nere, olio extravergine di oliva e sale. Allora, che facciamo? Adesso nella teglia, questo lo metto di lato, sì, mettiamo un foglio di carta forno all'interno della teglia, sì, poi con un pennellino, me lo puoi passare, grazie, va bene questo, con un pennellino e il burro deve essere appena sciolto. Iniziamo, ecco, a spennellare la carta. La carta, quindi guardate questi passaggi perché per la ricetta sono fondamentali. Quindi un foglio di carta forno messo nella leccarda del forno, lo spennellate con il burro fuso ammorbidito. Sì, con il burro fuso. Proprio dopo questo ti dà fastidio. Sì, grazie, sotto. Grazie. Poi cominciamo a disporre le patate. Allora, la prima cosa da fare è asciugare un po' il liquido in eccesso. Quindi mettiamo le patate sovrapposte. Sì. Ah, quindi una sovrapposta all'altra. Sì. Diciamo. Dobbiamo creare proprio un tappeto, un rettangolo, ecco, di patate. Ecco, benissimo. E si deve riempire tutta la teglia. Sì, riempiamo tutta quanta la teglia, sovrapponendole anche nella seconda fila, abbastanza strette. Ecco. Questo è il motivo per cui le patate devono essere grandi, perché le fette devono essere sufficientemente larghe, sì, e uguali, senza pezzetti o residui piccoli, proprio per creare questo... Un unico strato, benissimo. Dell'altra carta, per favore. Certo. Ma perché bisogna mangiare le patate, Don Domenico? Ecco, le patate fanno bene, ecco, contengono, ecco, dei sali minerali, contengono, ecco, vitamine, se le possono permettere tutte. No, perché, uno dei cibi dei poveri, giusto? Perché è chiamato anche il cibo dei poveri. E appunto con un tubero si riescono ad avere, ecco, diversi altri tuberi, diverse, ecco, patate. E nell'orto familiare non mancano mai. E quindi non c'è bisogno di pensare a una coltivazione industriale. Anzi, l'orto familiare è ancora migliore, perché... noi possiamo mettere quelle patate che poi utilizziamo direttamente in famiglia, anche per avere, ecco, la sicurezza, no? Perché le patate, a differenza di tanti altri ortaggi, funzionano un po' come la spugna. Voi sapete che la spugna, no, attira tutto. La patata fa la stessa cosa, quindi se noi nel terreno ci mettiamo dei pesticidi, la patata subito, ecco, le assorbe e noi poi, ecco, nel mangiare naturalmente li ingeriamo. Ecco, perciò è importante, come dicevo, avere un orto familiare, no? Avere, cioè, la sicurezza di mangiare un prodotto veramente, ecco, genuino.
Ecco, abbiamo e poi qui. Piacciono un po' a tutti le patate, no? Certo. Si possono fare in diversi modi, sono molto versatili. Ai bambini soprattutto piacciono poi fritte. Ai bambini piacciono da morire le patate. Ma voi, Don Domenico, vi devo fare una domanda. Cosa preferite tra le patate, le melanzane, le zucchine o i peperoni? Dovete fare una scelta proprio adesso, a questo punto ce lo dovete dire. Allora, io preferisco tutti gli ortaggi, anche perché all'inizio io avevo pensato di allestire l'orto con determinati criteri, cioè mettere quelle cose che più piacciono a me, no? Però poi ho pensato, cioè un ortaggio può piacere a me, però magari ad altri non piace. Allora forse la cosa più bella è coltivare, ecco, nell'orto un po' di tutto. Però naturalmente, ecco, quello che mi chiedevi, Virginia, cioè se io per esempio a tavola trovo diversi ortaggi, no? Magari non posso mangiare tutto, perché no? Come si fa a mangiare tutto? Allora magari scelgo, ecco, qualcosa. Una cosa che a me attira molto è il peperone, per esempio. Il peperone. No? Il peperone. Ecco, a parte i pomodori che già voi conoscete tutto, no? Però il peperone, ecco, mi attira tanto. I pomodori, le zucchine per esempio, no? Che si possono mangiare, ecco, in tanti modi. E il peperone mi piace talmente tanto, per cui spesso lo mangio anche crudo. Però, Don Domenico, allora è vero anche quello che diceva San Benedetto nella sua regola: non bisogna fare preferenze. Quindi voi non potete dire a una verdura io ti preferisco rispetto a un'altra, quelle ci rimangono male nel vostro orto. Però San Benedetto, quando scrive la regola con queste espressioni, non si riferisce agli ortaggi, ma si riferisce alle persone, ai monaci, per cui dà un consiglio molto saggio verso l'abate, no? Che dice che i monaci devono essere tutti uguali, no? Quindi non bisogna avere delle preferenze. Giusto. Anche se alle volte è importante pure, no, avere una piccola preferenza per incoraggiare una persona più bisognosa, una persona che ha bisogno, ecco, di qualche attenzione, possono essere cose casuali. Così come l'importante con i è trattare tutti allo stesso modo. Tutti uguali, come i figli, e no? Questo vale anche nelle famiglie, no? Certo. Perché i figli, ecco, sono molto furbi, sono molto intelligenti. Noi alle volte crediamo che non se ne accorgono, no? Però stanno zitti, ma al momento opportuno poi ce la fanno pagare. È vero, quindi, già, ecco, tu preferisci cercare lui. Di trattare tutti allo stesso modo. Allora, intanto vedete che la nostra Sabrina è andata avanti con la ricetta, quindi avendo creato questo strato di patate sovrapposte leggermente in modo da formare un tappeto unico dove non ci fossero buchi, e le ha spennellate di nuovo con il, con burro, il burro fuso, quindi un po' di tutte sale. Le spennellate. Don Domenico, ma che pensate qua del burro che stiamo usando? Vi vedo un po' perplesso, però in questa ricetta ci va. Il burro a volte è fondamentale ed è buonissimo, specialmente quando è quello dei migliori, quindi si sceglie un burro buono. E poi ce n'è talmente poco. Mica è vero, l'abbiamo messo sopra, l'abbiamo messo sopra. Lo dobbiamo rimettere ancora. Vabbè, facciamo finta di niente. Allora, adesso con un altro foglio di carta coprite. Quindi il tappeto di patate che abbiamo creato. E poi prendete 4 cucchiai. Voi direte, per fare che cosa? 4 cucchiai perché servono a non far volare il foglio nel forno, vero? Sì, certo. Per i forni... Per chi ha il forno ventilato, che la ventola non è possibile escluderla, a volte succede che... Nel forno la carta possa volare, perché con il calore si scioglie il burro e la carta rimane libera. Quindi per evitare questo ci mettiamo 4 cucchiai appoggiati sopra e li possiamo mettere al forno, e così stiamo tranquilli che questo inconveniente non accade. Non succede. Allora, Don Domenico, infornate a che temperatura e per quanto tempo? Queste le mettiamo a 200 gradi per un quarto d'ora più o meno. 200 gradi per un quarto d'ora. E lo volete mettere voi, Don Domenico, quindi in forno, e
io vorrei farvi dire dalla nostra Sabrina, che è una insomma, se, non è una chef professionista, non è una cuoca professionista, ma sa benissimo le regole. Ci dici quando bisogna usare il forno statico e quando quello ventilato? Allora, il forno statico è il forno senza ventola, insomma, per quanto mi riguarda io ho entrambe le cose nel forno e anche qui ho visto che è la stessa cosa, quindi c'è la possibilità di cuocere con la ventola e senza ventola. Chi invece ha solo il forno statico o utilizza la funzione statico, vengono bene alcuni tipi di pietanze, per esempio le lasagne, non so, un buon arrosto, tutto ciò che deve stare e deve cuocere con calma e in maniera omogenea. Con il forno ventilato invece noi possiamo trovarne beneficio senza dubbio per quanto riguarda tutto ciò che è da croccare, tipo le patate al forno. Con il forno con la ventola vengono benissimo perché rimangono croccanti all'esterno e morbide all'interno. Oppure le crostate, i biscotti, sono altre cose che con il forno ventilato vengono benissimo. Un ciambellone che ha un lievito chimico all'interno e quindi ha la necessità di maturare all'interno del forno non può avere la ventola. O meglio, ci sono alcune persone che hanno la ventola fissa nel forno, però spesso lamentano il fatto che alcuni lievitati non riescono a farli. Per cui la motivazione, diciamo, è quella. Senza dubbio col forno statico i ciambelloni, le torte lievitate vengono meglio. Mentre invece una pizza o una torta salata che ha un guscio di pasta sicuramente col forno viene meglio, più croccante. Perché gliel'ho chiesto? Perché questo dubbio mi ha sempre assillato, quindi penso che pure voi a casa vi sarete chiesti ogni tanto: ma dobbiamo comprare un forno statico, un forno ventilato? Quando si leggono le ricette a volte è specificato forno ventilato oppure forno statico. Beh, lei ce l'ha spiegato semplicemente, in modo chiaro, e questa volta non ce lo dimenticheremo più. Allora, sapete che c'è adesso il guscio di patate, si deve cuocere per poi farvi vedere come verranno fuori i rotolini. E quindi nel frattempo che facciamo? Non possiamo mica stare con le mani in mano così a chiacchierare, è vero Don Domenico? Voi siete un uomo attivo, abituato sempre a combattere, a fare tante cose. E allora vi facciamo subito un'altra ricetta. Allora, gli ingredienti sono questi, quindi involtini di maiale all'agrodolce. Occorrono 400 g di arista di maiale oppure di filetto, 10 fettine sottili di lardo, una manciata di uvetta, una manciata di pinoli, aromi misti, 2 filetti di acciughe, 2 cucchiai di miele, un bicchiere di aceto balsamico, olio, sale e pepe. Allora, vediamo un po'. Vediamo, perché di solito, sai, per i secondi sono sempre più ostici, vero Don Domenico? Insomma, non si sa mai bene che cosa fare di secondo, si fa sempre la solita scaloppina. Invece, guardate un po' che cosa sa fare questa nostra ospite. Allora, questo è un secondo veramente gustoso, e poi con pochi soldi, il maiale lo sappiamo è una carne magra e nello stesso tempo anche economica. E diciamo rende bene in diverse ricette, soprattutto con gli agrodolci, difatti sta bene con la frutta, come in questo caso dove c'è l'uvetta passa e ci mettiamo anche il miele. Adesso le fettine di arista sono state tagliate con il coltello, noi avevamo un pezzo unico e le abbiamo tagliate con il coltello, e tra due fogli di carta forno cerchiamo di dare una battuta. Ma con... ne facciamo vedere solo uno? Sì, possiamo metterne di più qui. Sì. Mettiamone qualcuno in più perché... Sì. Così. Perché adesso si allargheranno nello sbattere. Si allargheranno molto. Molto, quindi teniamoli un po' distanti. Ecco, facciamo così, forse 4 ce la facciamo. Con un batticarne. Con un batticarne. No, dall'altra parte. Ecco, cerchiamo di batterli tra due fogli di carta forno, perché così non rischiamo di stracciare la carne. Ecco,
sono venute sottili e la carne non si è stracciata, quindi la carta serve ad evitare questo. Ah, ecco, quindi perché bisogna renderle molto sottili e allargarle anche un sì, po', no? E allargarle un po' e renderle, perché col coltello da sola non ti verrebbero, ecco, così sottili. Certo. Quando le acquisti già tagliate a fette non le fanno sottili perché sì, tra di loro si appiccicano e si stracciano. Infatti. Quindi conviene farli da soli e con una battuta o con un attrezzo come questo, ma anche con un bicchiere lo possiamo fare, se non si ha il batticarne, insomma si può fare anche con un bicchiere. Allora, dopo averle, ecco, le possiamo rimettere un attimo sul piatto, così le facciamo tutte. Certo. Adesso facciamo le altre due che sono rimaste. Questo è un piatto più invernale o insomma, quando lo prepari tu? Guarda, maiale? Sì, queste sono buone anche preparate, voglio dire, non è particolarmente impegnativo, non ci sono cose che possono far distinguere, diciamo, la stagione. Vanno bene sempre. Vanno bene sempre. È sufficiente anche prepararle prima e poi scaldarle un attimo al microonde o un secondo sulla padella prima di portare. È uno dei piatti da tenere pronti. Sì. E allora sai che c'è? Insomma, noi finiamo di battere bene la carne e tutto il procedimento successivo ve lo facciamo vedere fra qualche minuto e non sarà l'unica sorpresa. Eccoci qui, siamo tornati e stiamo preparando delle ottime ricette con la nostra Sabrina Tocchio che viene da Roma. Intanto abbiamo tolto dal forno le patate che abbiamo messo per preparare i rotolini di patate e crema di olive che vi faremo vedere tra poco. Adesso stiamo tostando i pinoli che sono sì, pronti, vero? Sì, sì, sono quindi pronti. Quindi possiamo tornare di qua, perché vi abbiamo già dato gli ingredienti e stiamo facendo gli involtini in agrodolce di maiale. Diamo questi pinoli a Don Domenico perché li deve tritare, vero? Sì. Insieme a che cos'altro? Qualcuno me li può lasciare, che ci servono poi per la decorazione del piatto. Lasciamone qualcuno sì, fuori. Ecco. Benissimo. Di più? No, no, bastano, bastano, ok. Ora facci vedere il procedimento per fare questi involtini di maiale. Io posso proseguire? Ma insieme sì, dovete sì, tritare? Sì, sì, anche insieme. Allora, gli involtini di maiale abbiamo battuto la carne e le abbiamo rese sottili. A questo punto mettiamo un pochino di sale, un sale, pochino di pepe per, sale, ogni, per ogni fettina. Pepe. Un pochino di pepe. E poi all'interno metteremo un battuto di uvetta, acciughe, pinoli tostati e erbe. In questo caso noi abbiamo messo della maggiorana, della salvia e del rosmarino. Del rosmarino. Questo ripieno, questo battuto che faremo andrà al centro dell'involtino e l'involtino verrà arrotolato e ricoperto con una fettina di lardo. Facciamolo. Don Domenico, dobbiamo fare i complimenti a questa nostra ospite che tra l'altro spiega benissimo tutti i passaggi che fa. Che dici, va bene così? State aspettando me? Sì. Allora io... Siamo in attesa. Ed è fatto stavo facendo benissimo, calma, va bene complimenti. Così? Perfetto. Bravo Don Domenico, bene. E allora? Grazie. Adesso con questo composto ci facciamo gli involtini. Sì. Senti, ne ma tutte queste ricette prelibate che fai piacciono alla tua famiglia? Tuo sì, marito Mauro e tuo figlio Thomas? Allora, ecco, come si dice che chi fa lo scarparo, no, va con le scarpe rotte. Ecco. A loro farai una pasta asciutta semplice, brava, una fettina perché sia volante. Sia mio figlio che mio marito amano una cucina tradizionale, ecco, cose semplici e cose, diciamo, agrodolci o particolari, non sono amanti nessuno non dei la due. Mangiano. Per cui ne usufruiscono gli amici, ecco, sicuramente. Ecco, quindi fai delle cene per loro. Sì. Ma raccontaci un po' di Thomas. Guardate un po' quanto è bello Thomas. Vediamo un po' di fotografie di Thomas.
Tra l'altro, Don Domenico, sapete che Thomas oggi è rimasto a casa per guardare la mamma in televisione, non poteva perdersi questa occasione. E allora, Thomas, noi ti mandiamo tanti, tantissimi, tantissimi baci. Ciao. Sei bellissimo e sei bravissimo, e noi sappiamo che tu sai già cucinare con la mamma, eh? La mamma, sì, ti ha messo subito all'opera e ti ha insegnato a fare tante ricette. Guardate un po' questa foto dove Thomas è già spadella. Sì. È troppo bello. Ecco, quindi si fanno gli involtini, sì, e poi si ricoprono con la fetta di lardo. Sì. Perché li ammorbidisce la fetta di lardo? Allora, noi mettiamo la fetta di lardo perché l'arista è una parte del maiale particolarmente magra. Quindi in cottura tende a seccarsi, ad asciugarsi troppo ed essere un po' stopposo, diciamo, come taglio di carne. Per cui avvolgendolo con una fettina di lardo sicuramente manteniamo la morbidezza della carne. Ecco, quindi. Però poi lo faremo vedere in cottura, togliamo poi alla fine il grasso. Si toglierà. Benissimo. Togliamo il grasso che si scioglie. Bene. Ti servono gli stuzzicadenti? No, adesso ci mettiamo, okay, la fettina di lardo che chiude. Benissimo, che quindi sigilla. Chiudete, ecco. Sì. E poi pensate che la nostra ospite ha creato proprio un blog di ricette, quindi sempre ricette amatoriali bellissime, tra l'altro, da consultare, che si chiama, dillo tu, come si chiama, Sabrina? Si chiama Nato Sotto il Cavolo. natosottoilcavolo.blog, quindi lo trovate facilmente, è sicuramente bellissimo, lo dovete vedere, anche perché lo ha dedicato al suo bambino. Sì. È vero? Sì, perché è lui quello nato sotto il cavolo. Sì, perché di lui so poche cose e quindi ho pensato di chiamare il blog Nato Sotto il Cavolo e ho voluto creare una eredità virtuale, diciamo, nella speranza che un domani lui possa amare questo settore e magari continuare a portare avanti il blog. Lo farà, vero Thomas, che ti piace tanto cucinare con la mamma? Tra qualche anno ti aspettiamo qui a cucinare insieme a noi, così farai vedere tutte le cose che hai imparato a cucinare. Don Domenico, l'eredità da lasciare ai nostri figli? L'eredità da lasciare a loro possono essere tante, soprattutto, ecco, è il nostro esempio che possiamo dare verso di loro e farli camminare con i loro stessi piedi, cioè seguirli, ma darci, ecco, l'opportunità che vadano avanti. E poi un'eredità bellissima è farli crescere, ecco, nell'amore, no? Nell'amore che loro hanno ereditato dai propri genitori. Bello, sì, è vero così. Allora, gli involtini sono pronti, possiamo andare ai fornelli e metterli a cuocere. Anche qui c'è un passaggio particolare da seguire, vero? Sì. Allora, mettiamo a cuocere i nostri involtini. Ci va un goccio pochissimo di olio, sì. Pochissimo, perché c'è il lardo. Sì. Un pochino di olio. Aspettiamo un secondo che l'olio scalda. Possiamo già metterli però, eh? Certo. Una cosa che mi sono dimenticata, l'uvetta non è stata ammollata nell'acqua come, ecco, si fa di solito. Infatti, come mai? Perché comunque va in cottura, comunque ha una parte liquida che è l'aceto balsamico, per cui si ammorbidisce durante la cottura, non c'è bisogno di farla rinvenire. Benissimo. No. Senti, si vede proprio che tu ami cucinare, no? Ti piace proprio toccare gli ingredienti, tastarli, sì, con le mani, e proprio ci vai proprio a fondo quando cucini, sì, diciamo così. Sì, è vero. Vero? La cosa fondamentale è quando si sta in cucina è assaggiare tutto, odorare tutto e provare qualsiasi tipo di cosa anche se non piace. Ecco, è vero. Però provarla, comunque provarla. Provarla anche se non piace, quindi Don Domenico, un po' come fate voi nell'orto, tassate, sì, le verdure, sì, le odorate, vedete se vanno bene, insomma, sì, è la stessa cosa. In cucina è fondamentale, ecco, toccare con le mani, sì, odorarle, assaggiarle, no? Perché, certo, soprattutto per vedere se di sale sono buone, se il sapore è buono, perché fino a quando
La pietanza sta sui fornelli, si può sempre correggere, no? Quindi certo. Ecco, è importante questo. Poi anche nell'orto, no? L'orto non va da solo, l'orto abbiamo detto tante volte ha bisogno di seguirlo, no? E di io essere ecco, seguito. Lo tratto quasi come una mia creatura, ecco io ci parlo con le piante, giusto. Per cui anche quando devo raccogliere un ortaggio lo tocco, no? Per vedere se al tatto già è buono. Sei quindi buono. Ci sono tanti accorgimenti. Allora adesso bisogna far rosolare bene un po' la carne a fuoco vivo, poi sì. Si abbassa, giusto? Sì, si abbassa per dare la possibilità alla carne di cuocersi dentro, perché abbiamo fatto un involtino, quindi si abbassa un pochino la temperatura, si lasciano cuocere, nel frattempo si toglie un po' di grasso se è troppo. Ecco, lo togliamo un po'. Ecco qui. Quindi il grasso del lardo che sì. Si toglie e si adesso toglie. Lo possiamo anche togliere. Benissimo. Perché e poi andremo a condire con l'aceto balsamico, per cui se il grasso è troppo, l'intingolo che ne verrà fuori sarà troppo slegato, troppo stracciato. Ecco, ecco perché togliamo tutto il lardo. Un po' di grasso, più o meno diciamo che vanno bene. Adesso mettiamo l'aceto, aggiungiamo l'aceto e lasciamo cuocere. Ci serve il coperchio? Sì, e ci mettiamo anche il miele. Ah, quindi aceto e miele, 2 cucchiai di miele e 1 bicchiere di aceto balsamico. Ecco. Grazie. E lasciamo andare. Quanto tempo devono cuocere, Sabrina? Beh, altri 5 minuti credo che siano sufficienti. Ecco. Alziamo un pochino la fiamma. La fiamma, non troppo, Ecco qua. Troppo. Ecco, facciamo così. Ecco, li lo teniamo cuocere. Un attimo coperti. Perché noi nel frattempo abbiamo da fare, perché abbiamo tolto dal forno, come dicevamo prima, il tappeto di patate che abbiamo preparato all'inizio della puntata, e vi facciamo vedere come si preparano i rotolini. Sì, vero? Allora, torniamo di qua. Sì. Questo è il tappeto di patate che abbiamo preparato prima, spennellandolo con il burro, come avete visto, insomma, la preparazione. Sì. Adesso cosa facciamo? Adesso si sono un po' raffreddati, perché noi sì. Adesso li dobbiamo lavorare con le mani, quindi dobbiamo aspettare un po' che si ecco. Raffredda, usciti dal forno, togliamo la carta forno. Sì. E poi dal lato lungo, dalla nostra parte, mettiamo sì. il patè di olive. No, va bene anche questo. Cerchiamo di stare distanti dal bordo almeno un paio di centimetri, come si fa di solito quando si arrotola un composto. Certo. Io sto mettendo il patè di olive, ma il ripieno può essere di diversa natura, ovviamente, quindi si può fare con i carciofi se è la stagione, si possono cuocere in padella, frullare e mettercelo come ripieno. O qualsiasi altro tipo di verdura che sia al momento, insomma, l'importante è che sia una cosa morbida, quindi deve essere frullata. Don Domenico ne farebbe uno diverso per ogni tipo di verdura, è vero? Li dobbiamo provare, Don Domenico. Il patè di olive mi affascina, come sì. Anche quello di carciofi. Ma le patate d'altro I canto, peperoni. I peperoni, le patate d'altro canto sono neutre, per cui qualsiasi cosa si affianca alla delicatezza del sapore delle patate va tutto. Bene. Poi con la carta ci aiutiamo. Ah, quindi vedete, proprio si fa il rotolo, come sì. Si fa e si apre. Anche il dolce. Si va avanti e si apre. Ecco. Deve essere veramente squisito questo rotolo, È un buonissimo. Ma è anche estremamente versatile, si può presentare sia come antipasto e anche come verdura da accompagnare a un arrosto, a dei bolliti. È una maniera, diciamo, alternativa alle classiche patate lesse o al forno. Ma adesso deve cuocere nuovamente? No, adesso dovrebbe rimanere un po' fermo nel frigorifero, dovrebbe rimanere così.
quindi si... Perché siccome abbiamo messo il burro sia sotto che sopra, il burro una volta che si è raffreddato il rotolo fa da collante e quindi fa rimanere il rotolino rotondo così come lo abbiamo avvolto. In modo che quanto tempo deve stare in frigorifero? Ma in frigorifero anche un quarto d'ora, un 20, quarto d'ora. 20 minuti, si raffredda subito. Okay. Il... E poi si taglia a fettine, ma questo ve lo faremo vedere dopo. Sì. Don Domenico, vorrete pensarci voi a mettere il rotolino direttamente nel frigo? Perché noi abbiamo i soliti pochi minuti che ci mancano per arrivare per la conclusione della puntata e come al solito vi vogliamo fare sempre una sorpresina. Per cui la nostra Sabrina ci regala dei biscottini. Vi do subito gli ingredienti per preparare questi biscotti insieme a noi. Biscotti alla ricotta. 250 g di farina 00, 150 g di ricotta, 120 g di zucchero, mezza bustina di lievito vanigliato, un uovo e un pizzico di sale. Ecco qua. Allora, facci vedere quindi come si fa. La solita farina con la farina e poi aggiungi tutti gli altri ingredienti. La solita farina con la fontana. Quindi la fontana di farina, 250 g di farina 00. Di farina 00. Poi ci mettiamo lo zucchero. Lo zucchero, 150 g. Ci mettiamo, ci abbiamo l'uovo, il lievito, ecco, facciamo così, e la ricotta. La ricotta consiglio di tenerla qualche ora a scolare, perché di solito troviamo sempre un po' di siero, liquido, sì, di liquido. Siero. Una forchetta, per favore. Grazie. Don Domenico, mi meraviglio sempre come le nostre ospiti, anche quando si tratta di fare dolci, biscotti, eccetera, ci mettono sempre quell'ingrediente che vi può essere gradito particolarmente. Quindi o si fa il dolce con la verdura, o si fa per esempio ecco, un dolce con la ricotta, insomma qualcosa che vi può piacere, Don Domenico. Sì, e un altro consiglio che vorrei dare io. La ricotta è sempre meglio non averla in frigorifero, no? Sì. Perché sia perché si lavora meglio, no? Perché il freddo la indurisce e poi è perché è più buona, ecco. La ricotta bisogna perciò consumarla nel più breve tempo possibile. È vero, se no e mai conservarla in frigorifero, magari in un luogo fresco, ma mai in frigorifero. Nel monastero producete anche la ricotta, queste cose, Don Domenico? Sì, noi nel passato abbiamo avuto, ecco, tante pecore, per cui facevamo il formaggio e quella ricotta. E abbiamo avuto anche le mucche, ecco, nell'abbazia di Casamari, per cui noi utilizzavamo il latte sia la mattina per la colazione e poi l'eccesso veniva utilizzato per la ricotta e per il formaggio e poi così vendeva. Allora, come vedete, quindi il panetto adesso è pronto e deve riposare in frigorifero per quanto tempo? Ma una mezz'oretta. Una mezz'oretta, noi abbiamo il panetto pronto, ma nel frattempo ripassiamo i passaggi di queste tre buonissime ricette. Tagliate le patate a fettine sottili alte almeno un paio di millimetri. Asciugatele con la carta da cucina e foderate la leccarda ricoperta da carta forno. Spennellate poi con il burro fuso. Coprite con un secondo foglio di carta forno e premete bene con le mani lisciando sulle patate gli angoli e i bordi. E infornate a 180 gradi per 15 minuti. Una volta freddo, fate uno strato di pasta di olive lungo tutto il lato della leccarda. Arrotolate aiutandovi con la carta forno, chiudete i lati e lasciate indurire. Tagliate l'arista di maiale a fettine di mezzo centimetro, poi battetele con il batticarne su un foglio di carta forno, tostate i pinoli e lasciatene una parte per la finitura del piatto. Frullateli nel mixer con l'uvetta, le acciughe e il trito aromatico. Preparate gli involtini, condite con sale e pepe ogni fettina di maiale, riempite con il composto preparato, chiudete e avvolgete con una fettina di lardo e scottate gli involtini per pochi minuti a fuoco alto. Appena il lardo si sarà sciolto, eliminate con un cucchiaio la maggior parte del grasso. Aggiungete il miele e subito dopo l'aceto balsamico. Fate cuocere brevemente in padella per creare una crema e cospargete con i pinoli tostati.
Versate la farina sulla spianatoia, in una ciotola lavorate la ricotta fredda e ben scolata. Con lo zucchero versate la crema al centro della fontana di farina e l'uovo intero e spargeteci sopra la mezza bustina di lievito setacciato e iniziate a impastare come per una normale frolla. Formate la palla bella liscia. E noi stiamo impastando i biscotti, quindi i biscotti alla ricotta. Questo è l'ultimo passaggio, per cui il panetto preso dal frigorifero dopo mezz'ora, la pasta l'abbiamo già stesa, siamo pronti per fare le formine, quindi le formine che volete. Ecco, sì, facciamo qualche biscottino, dopodiché lo mettete in una teglia con carta forno. Sì. E ne facciamo pure qualcuno così. Rotondo, sì. Così, ecco, ne facciamo misti. E dopodiché li mettete in una teglia rivestita da carta forno e infornate a che temperatura? Questi sono a 180 gradi per una ventina di minuti. Quindi 180 gradi per 20 minuti e i biscotti alla ricotta leggerissimi, buoni per la colazione, per la merenda e per quando volete, sono pronti. Don Domenico, questo a voi. Togliamo qui. E questi sono i nostri piatti pronti. Don Domenico, anche i biscotti. Abbiamo i rotolini di patate e patè di olive. Guardate che belli, una volta tagliato il rotolo potete fare la composizione che più vi piace. Abbiamo gli involtini di maiale all'agrodolce e poi i biscottini alla ricotta. Insomma, ecco le nostre tre ricette di oggi. Don Domenico, io non ho parole, quindi servite voi per parlare. Sì. Parlo attraverso un pensiero di San Giuseppe Moscati. Tutto passa tranne l'amore. La bellezza e ogni incanto della vita passa. Resta solo eterno l'amore, causa di ogni opera buona che sopravvive a noi, che è speranza e religione, perché l'amore è Dio. L'abbiamo già detto, no? Tutto passa. Queste ricette sono buonissime, no? Sono molto attraenti, ma passeranno anche queste. La nostra vita passerà, tutte le gioie della vita passeranno. Rimarrà solo l'amore, ma non l'amore umano, l'amore nostro, è l'amore eterno, cioè l'amore con la lettera maiuscola che non finirà mai, ma anzi lo contempleremo un giorno. Bello, Don Domenico, il santo medico San Giuseppe Moscati, l'amore che la nostra Sabrina ci mette nel fare le ricette, nel cucinare e soprattutto che dedica alla sua famiglia. E quindi la salutiamo, la ringraziamo, grazie, la invitiamo a tornare qui di nuovo e salutiamo in particolare il suo bellissimo bambino Thomas. Arrivederci, arrivederci. Alla prossima ricetta.